sei bella, lo stiamo andando in questo nuovissimo video, scusate per la luce dietro, ma vabbè, mi sono messo in questa postazione comunque. Su cui mi sono segnato tutte le cose per parlare un attimo del calciomercato, insomma, che ha fatto la Roma, valutare un po' tra cessioni e non solo. Comunque, allora, intanto iscrivetevi, che siamo sempre a meno 7 iscritti dai 160, dai, iscrivetevi, forza. Adesso siamo anche a settembre, quindi potete ricominciare a iscrivervi. E allora, intanto vi dico che se volete iscrivetemi su Instagram santisanti2001 in direct. Mi mandate lo screen che siete iscritti, che fate capire che siete iscritti, e poi mi dite qual è il vostro, diciamo, account di Telegram, e vi aggiungo su un gruppo che ho fatto, dove ci stanno già, vabbè, dove c'è praticamente uno che può modera, uno che modera, praticamente, che è uno mio di fiducia, un altro che è iscritto e quindi è già entrato. Allora fate questo, quindi contattatemi a santisanti2001, tutto attaccato, dovrete avere 62-63 i follower, e niente, mi iscrivete in direct che siete iscritti, come vi ho detto, e io vi aggiungo a questo gruppo Telegram dove verranno mandate tutte le notifiche, magari anche notizie di mercato, meme, cose un po' così. Allora, parliamo un po' di quello che ha fatto la Roma, insomma, parliamo delle cessioni, partiamo dai portieri. Allora, ve li dico velocemente tutti e poi dopo li commentiamo. Farelli svincolato, Mirante svincolato, Paolo Lopez al Marsiglia, prestito con, insomma, diritto di riscatto che va in base alle presenze. Dovrebbero essere una ventina, 750. Qua ho sbagliato, vabbè, mila, perché vabbè, mi sono segnato le cose, ma ho sbagliato, vabbè, comunque sì, 750.000 di prestito adesso, più 12 milioni, quindi siamo intorno ai 13. Che per Paolo Lopez non è male, insomma, visto che è stato un citofono e l'hai pagato tanto e non riuscivi a rivendere a di più. Poi, no, non posso, scusate, poi. Abbiamo detto Olsen allo Sheffield, prestito con diritto di riscatto, che in realtà io sono in un gruppo Telegram in cui si parla di calcio, insomma, vengono messi i post, qualcuno ha detto che era tipo una sorta di prestito secco, che poi lui se ne va a zero l'anno prossimo, mentre invece ho sentito oggi altri che invece dicevano un prestito con diritto di riscatto. Mo vediamo, insomma, secondo me Olsen è quello che più facilmente potrà tornare. A me Paolo Lopez lo riscattano, e poi vabbè, Mirante e Farelli, via. Farelli ha voluto fare un anno, tanto per fare il terzo barra quarto, e bene. E Mirante, effettivamente, cioè è vero che qualcuno potrebbe dire, però, come secondo hai Fuzzato, che non è tutta sta cosa, però, cioè, mi dà più sicurezza di Mirante, sicuramente. E basta, insomma, Olsen abbiamo fatto così, cioè si poteva vendere a 5 milioni, però non ce l'abbiamo fatta. Poi in difesa, Bruno Peres svincolato, Juan Jesus svincolato, e Florenzi al Milan per 1 milione più di prestito, più 4,5 di riscatto. Bruno Perez, ho sentito uno, vabbè, che ha fatto un video che ha detto lui se lo sarebbe tenuto. In effetti pure io l'ho usato su FIFA fino a che è arrivato 88, eccetera. E anche avevo fatto una sorta di mezza scommessa, insomma, qui con nel canale, insomma, che se arrivavamo in finale e la Roma vinceva la finale di Europa League, mi facevo la maglia di Bruno Perez. Ma Bruno Perez la Roma non l'ha mai voluto rinnovare, perché è vero che la prima parte, quella, insomma, che è andato fino a cioè quella parte che è andata da gennaio del 2020 fino a praticamente a settembre del 2020, lui ha fatto bene. Poi dopo alcune partite faceva anche delle cose che sembravano clamorose, e però nella maggior parte ha sbagliato, quindi quando uno possa dire sì, o me lo sarei tenuto, eccetera, no, cioè andava venduto via, andava tolto via. Juan Jesus pure, non so il Napoli come ha fatto a prenderlo. Mentre Florenzi, in realtà, cioè, non so, sicuramente Reynolds che abbiamo, che, vabbè, niente, ne parlo dopo, comunque, di Reynolds. Florenzi, invece, 1 milione più 4,5. Florenzi ci sta, perché lui se ne voleva andare. La Roma ha pure provato a dare una possibilità, ma lui non è proprio voluto rimanere. Centrocampo abbiamo svincolato solo Pastore, perché purtroppo quella zecca di Diawara non se ne è voluto andare. Se avessimo venduto lui a inizio mercato, l'avessimo dato al Wolverhampton, il Wolverhampton ci avrebbe fatto pagare invece di 11 e mezzo che verranno dati l'anno prossimo per Rui Patricio, e avremmo dato una cosa come 4-5 milioni adesso più di Avarà, quindi sarebbe stato perfetto, insomma, come cose. E quindi Pastore che si è svincolato, che ha detto che alla fine, cioè, se n'è andato, per fortuna, cioè,
anche lui è dispiaciuto che non è riuscito a fare quello che avrebbe voluto, tutti lo siamo, perché in realtà quando aveva cominciato la prima stagione, non mi ricordo se lui era arrivato quella là in cui poi siamo usciti col Porto agli ottavi, che era quella dopo la semifinale di Champions, e lui li aveva fatto abbastanza bene, poi dopo pure anche l'inizio della stagione seguente aveva fatto bene, poi dopo si è infortunato e praticamente ha giocato pochissimo. È stato prendere fuori, si è dovuto anche operare all'anca, quindi meglio così. E questa è già una cosa. Poi si parla di, vabbè, comunque si parla di Santon, Fazio e Nzonzi. Diciamo Fazio vorrebbe rimanere fino a fine contratto, che mi manca sta stagione. Invece Santon e Nzonzi, quindi vedremo se Santon e Nzonzi andranno via. Rescissione o meno, che poi Nzonzi aveva pure l'offerta al Qatar, non si è capito perché non è andato, anche perché è controproducente per la loro carriera, cioè se loro vogliono continuare comunque, tipo Santon c'avrà un 29 anni, quanti ce n'ha, tipo 29 così, cioè veramente mi pare assurdo che, o 30, 30, vabbè quello che è, più o meno sta là, cioè, mi pare assurdo che tu magari puoi farti qualche altro anno magari in qualche squadra più piccola, minore, dove comunque puoi giocare, puoi esprimerti, eccetera. Mi pare assurdo che tu non voglia rescindere, tanto lo sai che non giocherai, pure Nzonzi, cioè andavi là al Qatar, dove era, andavi a giocare, comunque. Poi, Under al Marsiglia, presto 500.000 più riscatto, quindi in totale quasi 9 milioni, 8,4 di riscatto, poi Kluivert 1 milione più, riscatto a 14 milioni. Pedro gratis alla Lazio e Dzeko 1,5 più titolo definitivo. Vabbè, prende, se vanno in Champions ci danno 1 milione e mezzo. E poi Antonucci definitivo al prestito gratuito, definitivo gratuito al Cittadella. E poi Cervo prestito secco alla Sampdoria. Allora, io devo essere sincero, cioè per Pedro ci avrei fatto qualche milioncino. Cioè, sono sincero, anche Dzeko. Però Under, cioè Under forse 3, ma un 3 milioni in più, cioè diciamo fai 500.000 più 11 e mezzo avrei fatto. Kluivert ci sta alla fine come cosa. Pedro forse un 4-5 milioni avrei fatti. E Dzeko forse potevi comunque chiedergli qualcosa in più alla fine. Però ti liberi di giocatori che comunque in rosa non avrebbero giocato, che comunque alla fine Kluivert ti diceva che siccome si sono andati a riprendere delle parole di Mourinho, che praticamente l'aveva incontrato mi pare nella finale di Europa League con l'Ajax, praticamente quando lui stava all'Ajax, e gli disse tipo un giorno ti vorrei allenare o qualcosa del genere, no, ti hanno detto Kluivert Mourinho lo vorrà allenare, e quindi tutti si è pensato che sarebbe rimasto, però poi poco tempo dopo è andato via. Cioè, se non viene, comunque se non viene riscattato alla fine, comunque 1 milione ce l'hai fatto, magari comunque, cioè non viene riscattato, ma magari fa bene. Cioè, mi sa, se vanno tipo in Europa League, comunque se il Nizza dovesse andare appunto in Europa League, barra forse anche Conference. Comunque, penso che diventerebbe un obbligo, da quello che ho capito. Se invece non dovesse andare, dovrebbe ritornare. Cioè, in realtà se ritornassi io proverei comunque a chiedere un 15 milioni diretti, cioè senza fare altri prestiti, perché tanto non ha nessun senso. Cioè, è andato a Lipsia e è tornato qua. E, cioè, va all'inizio e torna qua, cioè, cerchiamo di togliercelo definitivamente, ok? Pure Under, se dovesse tornare, insomma, comunque si è fatto 500.000, magari alla prossima cosa chiederei un 10 milioni e me lo leverei davanti, insomma, Under. E basta, poi dopo quelli che abbiamo riscattato c'è Ibañez, che c'è un riscatto a 9 milioni, e Reynolds acquistato a 6 milioni e 750. Diciamo che Ibañez ci sta, perché alla fine, cioè sinceramente non ho capito perché l'Atalanta se ne sia privata, perché comunque la Roma ha messo una clausola da 80 milioni più comunque, cioè più comunque, se lui dovesse fare bene, anche se non viene dettata la clausola, ma magari viene venduto comunque e a 50-60 milioni, cioè l'Atalanta, ok, cioè ha guadagnato quei 10 milioni in totale, però non cioè non
non vedo cose, cioè non vedo particolari insomma guadagni da parte dell'Atalanta. Poi Reynolds vedremo come andrà, perché sicuramente, ripeto, Beda Santon e Roberts che avevamo la scorsa stagione, loro sono più pronti e questo è chiaro, però Reynolds è giovane, quindi può crescere e magari c'è, cioè, meglio, cioè, cioè, meglio un giovane che può crescere, che magari tu dici no, a gennaio non ha funzionato, oppure vedi che tra qualche partita non funziona, comunque c'è Aurier che è tipo svincolato, qualcun altro svincolato, magari più di uno svincolato, e poi magari Reynolds ce lo puoi dare. Comunque non è che hai speso cifre esorbitanti, cioè hai speso quasi diciamo 7 milioni per prenderlo, alla fine è difficile che lo rivenderai a 7 milioni, è chiaro, però non lo so, magari puoi fare 2-3 prestiti, non lo so, magari puoi fare 2 prestiti, tipo fai da gennaio fino alla fine della stagione e lo valuti, e se vedi che un minimo è cresciuto lo fai tornare a Roma e lo fai giocare, altrimenti non lo so, ci sarà un altro anno in prestito, e se non funziona, cioè se fa qualcosa di buono magari lo rivendi a una decina di milioni, capito? E te lo levi, io la penso così comunque. E poi vabbè, chiaramente abbiamo preso Abraham, che ho commentato chiaramente nei video cercateli sul canale, andateli a vedere. E vi usciranno, comunque vi uscirà il video dell'ufficialità di Abraham, che sono contentissimo, anche Shomurodov, e l'unica cosa rimane un pochino l'amaro in bocca per il fatto che non sia arrivato centrocampista, però come dicevo ieri, però andiamo avanti così e poi a gennaio magari si vede di fare qualcosa. Comunque io do un voto per gli esuberi, comunque considerando che si è riuscito a dare diversi anche Primavera, giovani, eccetera, tutti in prestito, eccetera. No, do un 7 e mezzo, diciamo, per le uscite, e un 8 e mezzo per le entrate, perché comunque, cioè comunque tu hai tenuto Fuzzato e non l'hai mandato via, quindi hai fatto, cioè, come secondo portiere ci sta benissimo. Tieni come primo Rui Patricio, che è ottimo, ti dà almeno 10 punti in più. E poi comunque hai preso Abraham, Shomurodov, ti sei tenuto comunque tutti i big, magari se riesci a recuperare Smalling e Zaniolo, cioè stai proprio messo stra bene, ok? Quindi niente, vediamo un po' come andrà avanti. Scusate se il video è venuto un po' lungo rispetto a quelli che faccio di solito, però ci stava. Fatemi sapere cosa ne pensate, commentate, spocciate, iscrivetevi, e come vi ho detto prima, se mi mandate lo screen in direct su Instagram e siete iscritti al canale, io vi aggiungo al gruppo Telegram che ho fatto per gli iscritti. Bella.